E sarà tutto programmato, ora voi avete gli inviti, e farà una sosta a Solingen e una a Düsseldorf. Ma sì, e ci va, zia, così ne vede tutta l'amministrazione, o se ne copiero. Ah, signora Giovanna, pure ci viene. Ah, per voi che la zia specialmente da 50 anni che è emigrata a Solingen. 50? Ne faccio 59. Ah, 60 anni zia, brava. È proprio così. Il 28 maggio l'amministrazione comunale di Pollina vi viene a trovare in Germania. Siete tanti pollinesi che, partiti da Pollina, vi siete recati in una terra che vi ha accolto. Alcuni hanno fatto ritorno, altri hanno costruito in Germania una nuova vita, con coraggio e intraprendenza, nonostante le difficoltà legate a una lingua molto diversa della nostra, una cultura differente, e lasciando la sicurezza che deriva dall'appartenenza a una comunità. Sono storie comuni, sono le vostre storie, storie di pollinesi che hanno mantenuto vivo negli anni un sentimento, quello delle proprie origini. Crediamo che queste storie possano aiutare a mantenere viva la connessione con la vostra terra d'origine. Sentiamo forte anche noi quel legame. Consideriamo le comunità di emigranti parte integrante del nostro tessuto culturale. Per questo abbiamo deciso, non senza una certa commozione, che fosse arrivato il momento di un incontro nella terra che vi ha accolto, di raggiungervi fin lì per trascorrere una giornata di scambio e condivisione. Vorrei ringraziare Giovanni Giambelluca che si è speso tantissimo per l'organizzazione di questo evento. Vi chiediamo quindi di essere presenti a questo incontro il 28 maggio alle ore 17 al ristorante Pizzeria da Orlando a Solingen. Aiutateci a spargere questa notizia e fare in modo che tanti pollinesi siano presenti quel giorno. A presto, ciao! Ciao.